ben ritrovati qui su Canale Sisius, ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Come potete vedere, siamo qui nella off season della quarta stagione, perché lo scorso video, ultimo effettivo episodio, questo è un episodio totalmente extra, lo faccio perché avete raggiunto la cifra superata nei 1000 mi piace, per cui vi ringrazio per il sostegno che lasciate sempre nei video, bacini, andiamo avanti. Oggi sarà relax, chiacchiereremo di un po' di cose. Dobbiamo passare un off season, un'intera stagione e probabilmente spero anche i playoff, perché la squadra di base rimarrà la stessa. Bisognerà andare a modificare qualcosina, come il play, che Chris Dunn ha finito il contratto, il centro di riserva, la riserva di LeBron, per quanto potrebbe anche non servire. Insomma, abbiamo un po' di cose da vedere comunque. Cominciamo dalla lotteria del draft, che ci dovrebbe interessare meno del nulla, diciamo, quindi la saltiamo completamente. Suns, Knicks, Celtics sono le prime tre scelte. I Celtics continuano ad avere scelte altissime, io non capisco. Con lo staff siamo a posto, con il nostro buon Pau Gasol di seconda e questo Bill Stivale, ancora allenatore capo, ma ci ha portato al titolo, quindi va benissimo così, andiamo avanti. I Suns hanno dato via la prima scelta assoluta al draft nel 2020 e la primo turno 2023 per Zach LaVine e Denzel Valentine. Ok, ragazzi, perdonatemi anche se non dovrei farla, ma tanto che cazzo me ne frega, non è il draft che mi interessa. Questo Nicola Balestrieri nero, oltretutto, provenienza Italia. Io l'ultima volta che l'avevo trovato nel gioco era bianco, quindi evidentemente cambiano le cose. Vabbè, boh, andiamo a farla questa trade. So che non ha senso, però lo prendiamo dai Warriors e via. E abbiamo un bel italiano in squadra, let's go. Eccoci qua nella parte importante. Accettiamo tutte e tre queste offerte. Isaac sarà l'ultimo anno, Doncic e Ayton. Vedete, abbiamo ancora 2 anni invece, ma tanto non andremo ancora avanti. Questo Douglas a questo punto PMG, purtroppo mi tocca accettarla perché non ne ho altri al momento, quindi lo teniamo. Per il momento teniamo tutte le offerte qualificanti e vediamo come va. Ci riempiamo un po' il cap, però va bene lo stesso. Come potete vedere, non è che ci siano dei free agent così interessanti da dover dire oh mio Dio così. Però vedete che Chris Dunn non negozia contratto, ma ha delle offerte, quindi temo che Chris Dunn lo andremo a perdere, eh? Immaginavo, ma purtroppo non possiamo permetterci queste cifre per Chris Dunn. Lo salutiamo, ci dispiace ovviamente, prenderemo qualcun altro o sposteremo Doncic da play piuttosto. Allora ragazzi, è stata una free agency molto noiosa perché non avevamo soldi, non c'era praticamente nessuno da prendere, quindi la squadra è riconfermata in toto praticamente. Sposteremo Doncic a play, che è quasi diventato 90 di overall, dovrebbe essere 89 a dirla tutta. Adesso vedremo nel miglioramento giocatori e avremo come suo cambio Teodosic, che è molto sceso, quindi vediamo se riusciamo a pescare qualcuno a caso dalla free agency, da free agent intendo dire, di quelli rimasti. Cameron Reddish diventa la guardia titolare con la nostra riserva, questo Thornway, che comunque 25 anni, 77, per essere un sostituto fa il suo porco lavoro. Paul George alla piccola e Jonathan Isaac, che guiderà la second unit con 85. Abbiamo comunque anche questo Sheldon Hill. LeBron da alla grande titolare con Robert Williams, sta crescendo anche lui, 23 anni, 78. Questo preso a caso, è una bella presa. Poi DeAndre Ayton e il buon Balestrieri. Siamo un po' senza un centro di riserva, questo è vero. Adesso vediamo di fare qualcosa. Intanto LeBron sale di 1, non si sa perché dovrebbe salire. Doncic sale di 5, Ayton sale di 3. Poi George scende di 1, Isaac sale di 2, Cameron Reddish sale di 5, Megoioni. Questi tutti salgono, Teodosic ovviamente scende. Insomma, bene. Abbiamo una squadra molto forte anche quest'anno. Eccoci qua, signori, pronti per la nuova stagione. Il roster completo è questo qui. Allora, adesso spostiamo Doncic, così ve lo faccio vedere per bene. La rotazione sarà questa qui. Doncic, play titolare, 91 di overall, 32 minuti. Reddish 82 di overall, guarda titolare, 28 minuti. Poi George 31 minuti, 91 di overall, LeBron 98 e DeAndre Ayton 90. Ci abbiamo 4 90 più nel quintetto titolare. Jonathan Isaac, John Evans, preso dalla free agency a caso. Robert Williams come riserva di LeBron, Bimbo Nogueira come riserva di Ayton e Thornway come riserva di Reddish. Siamo a posto. Ci rivediamo a fine stagione, vediamo com'è andata. Piccola pausa al All-Star Break. Pausa loro, la facciamo anche noi con la simulazione. 41-17, ma siamo secondi con 8 partite e mezzo di distacco, perché i Bucks sono su un'altra stratosfera.
48-9. Si è infortunato pure Ayton praticamente fino a fine stagione, forse torna per i playoff. Staremo a vedere, è già super mega fallimentare questa stagione. Vediamo fino alla fine, ma con la simulazione di 2K lo sappiamo tutti che sarebbe stato così. Eccoci qui a fine stagione, ovviamente, buon Giannino con 21-7-5, due recuperi, una stoppata col 55% dal campo e 40% da tre punti. Attento Kumpo, vince l'MVP. James Wiseman, madrigola dell'anno, sotto uomo dell'anno Miles Bridges, ha cambiato squadra, è nato in Bulls, difensore dell'anno Embiid, giocatore più migliorato di DeAndre Ayton. Oh, abbiamo vinto qualcosa, non capisco il motivo. Vabbè, 90% i liberi, Ayton, Megoioni, Kenny Atkinson, allenatore dell'anno, non riusciamo a vincerlo mai. Vabbè, primo quintetto Steph Curry, Kyrie, ha detto Kumpo, Kevin Durant, Carl Anthony Towns, what the fuck, Harden, Westbrook, Leonard, Porzingis, Jokic. Scusatemi, i miei dove sono? Embiid, Bark. Vabbè, i miei non ci sono. E va bene. Siamo riusciti a farci superare anche dai Boston Celtics durante la stagione regolare, perché appunto Ayton si era infortunato. Adesso è tornato. Potete vedere che siamo tutti qui, anche se leggermente acciaccato, ma è tornato. Siamo un po' stanchi, siamo con le rotazioni fatte un po' con la simulazione, come vengono. Andiamo a vedere un po' i playoff. Io comunque volevo dirvi che volevo parlare un secondo assieme a voi del nuovo gameplay di WK19. L'ho scritto su Instagram, magari ovviamente non tutti mi seguite su Instagram, vi consiglio di andare a farlo. Vediamo un po' partita per partita, vinciamo la prima. Purtroppo il gameplay, per quanto le varie notizie, i trailer mi avessero emozionato, il gameplay mi ha lasciato un po' così. Siamo 3-1 nella serie nel frattempo, vediamo se riusciamo a chiuderla già alla 5. Sì, e ci becchiamo in Boston Celtics, siamo in trasferta, simuliamo il turno attuale, vediamo. Ok, lascia come sono. Ok, guarito, allora cambiamo, rimettiamolo. Dicevo, tutte le buone notizie mi avevano galvanizzato un pelo. Il gameplay, devo dire, non lo so, voglio provarlo con mano ovviamente, però non mi ha dato una bellissima sensazione. Mi sembra che abbiano tolto la blue by animation, tolto il snatchback, quella sorta di step back che ti dà 7 metri di vantaggio con 2K18, e il resto sia pressoché uguale. Rubiamo una partita in trasferta molto importante e ce la facciamo immediatamente rirubare in casa. Due pari, attenzione, serie combattuta questa. 3-2 sotto, dai, non possiamo uscire coi Celtics. Tre pari, bravi. Non voglio toccare campo oggi, non voglio toccare campo. E andiamo in finale di conference, vittoria in trasferta. Ho i Sixers, per un pelo. Dall'altra parte, Golden State San Antonio, back to 2017. Quindi non lo so ragazzi, per 2K19 mi era leggermente salito l'hype, adesso già è tornato un po' a zero, devo dire la sincera verità con voi. 2-0 con i Milwaukee Bucks, che sembrano cattivissimi, riapriamo la serie sul 2-1, portiamola da 2, bravi, vinciamola là adesso, sì, vinciamola lì, 4 di fila signore, di nuovo la finale, Steph Curry, Klay Thompson, Kevin Durant, Draymond Green, Jermaine Jones, Jordan Bell, George Hill, Malak Richardson, Antonio Blake, porco due, quanti 80 di overall, qua raga la vedo dura, che questi sono forti tanto quanto noi, però siamo arrivati in finale di nuovo, nonostante la simulazione che ci provi sempre a mettercela dove non batte il sole, di nuovo loro in casa le prime due, vincono le prime due, qua non possiamo perdere, bravissimi. Warriors Blue a 3-1 lead, e invece no. E invece no, nella seconda stagione non vinciamo il titolo, signori. Perché c'è Kevin Durant, l'incubo peggiore di LeBron James. 22, 6 rimbalzi e 5 assist per chiudere la stagione. Andiamo a vederci le statistiche dei playoff. Sono state queste, LeBron 19 punti un po' pochini, ma comunque è la simulazione che più o meno ti rende così. Con 6 rimbalzi e 7 assist, Doncic, Ayton, Paul George e tutti gli altri a seguire. Siamo arrivati comunque in finale. Concludo il discorso dicendo che ovviamente l'ho prenotato, lo giocherò, lo guarderete da me e poi deciderete se prenderlo o no, però spero che abbiano migliorato più delle cose che si sono viste in quel gameplay, che non si passi più attraverso, che la CPU sia un po' più intelligente, e questo non mi è parso tanto dal gameplay. Perlomeno hanno cambiato quelle due o tre cose che hanno rotto completamente 2K18, quindi almeno quello è migliorato. Quindi sicuramente non sarà peggio 2K19, questo ve lo posso assicurare adesso, non sarà peggio. Però
Non so quanto meglio, ecco, questo è la mia, il mio problema in questo istante. Questo non c'è tanto con il video, spero vi sia piaciuto quest'ultimo episodio, supportatelo anche questo fino alla fine, vi ringrazio ancora per aver visto tutti gli episodi più questo, iscrivetevi al canale, questo probabilmente sarà l'ultimo video del K18 e ci rivediamo domani con un nuovo video. Bella!